Diana, dove stai andando? Pensavo fossi da Gina. Dovevo andarci, infatti, però mi si è rotta la macchina. Vai da quelle parti per caso? Sì, ti do un passaggio. Dai, sali. Fai male a girare da solo di notte. È diventato molto pericoloso ultimamente. Sono più al sicuro se vengo in macchina con te. No, ma se vuoi un passaggio, devi rischiare. Il negativo era talmente scuro che sembrava l'avessero sviluppato in una miniera di carbone a mezzanotte. Sì, penso che dovresti parlare con i ragazzi del laboratorio. Va bene, non ti preoccupare, mandami subito dei negativi decenti, d'accordo? E se vuoi un consiglio, io darei un'occhiata a quella fabbrica di sostanze chimiche. Sai cosa intendo, vero? Arrivederci. Sì? Salve. Sono Melissa Cody e lei è Carrie Marx. Siamo qui per l'Itzwinter. Il nostro appuntamento era fissato per l'una, ma abbiamo avuto un piccolo incidente sull'autostrada. La scusa mi sembra piuttosto banale. Comunque, non preoccupatevi, anche Liz è sempre in ritardo. Le dirò che siete qui. Grazie. Melissa Cody e Carrie Marx sono qui. Bene. Devo consegnare la roba delle signorine Marx e Cody. Mi hanno detto di rivolgermi a lei. Sì, infatti le ragazze mi hanno avvertita. Aspetti un attimo, prendo la chiave e le apro la porta. Intanto cominciamo a scaricare. State attenti, mi raccomando, abbiamo fatto dipingere la porta e il corridoio 2 settimane fa. Oh, accidenti! Penso di essermi innamorato stavolta. Ehi, Brando, mai visto che roba? Queste sì che ti lasciano senza fiato, amico. Palla finita, devi smettere di toccare le cose dei clienti. Ehi, ma quelle sono fatte per essere toccate. Sei un lurido figlio di puttana, ne ho abbastanza della tua stupida faccia da stronzo. Ho lavorato con gli animali, ma ti giuro che avevano più classe di te. Se ci tieni a mantenere questo posto, cerca di tenere sempre chiusa quella tua bocca schifosa. Sono stato chiaro? Si può sapere che hai fatto? Che cazzo ti prende adesso? Perché non ti fai un tiro? Così ti calmi un po', eh? Comincia a scaricare. Sì, ma cerca di calmarti. No, lo sai che io non ho tempo per occuparmi di questo. Chiedilo a Pauline, lei può. Sì, va bene. Passamelo sulla 3. Ok? E di alle ragazze di salire, va bene? Ciao, Marc. Come va il progetto, Krall? Prego. Grazie.
No. Prego, no. Grazie. Mi spiace, Marc, no. Non si può senza un lasciapassare. Questa è l'ultima opportunità che abbiamo. No, Marc, lo sai che non lo puoi fare. Comunque cerca di parlare con lui e poi fammi sapere, d'accordo? Va bene, a presto. Salve, io sono Lisa Winter e tu devi essere Carrie. No, io sono Melissa e lei... Sono io, Carrie, salve. Oh, scusatemi. Ora ho capito, vedete, hanno attaccato le schede sbagliate sulle vostre foto. Cosa c'è? Controlla la scaletta degli appuntamenti. Va bene, conferma per le 15. Dovrò saltare il pranzo. Ok. Allora, come vi sembra Los Angeles? Oh, è stupenda. Beh, a dire la verità, non abbiamo avuto molto tempo di visitarla. Siamo state in cerca di una casa in questi giorni. Avete trovato qualcosa? Abbiamo preso un appartamento mobiliato a West Hollywood. Beh, ecco, non è esattamente a West Hollywood. Diciamo che è più verso est. Bene, Phil Coven ha una stima illimitata di voi due. È un mio carissimo amico. Quanto avete lavorato con... Beh, io sono stata lì per circa un anno e... ho cominciato con qualche piccola sfilata per i negozi finché è capitata l'opportunità di fare il servizio per il catalogo Rubens. E da allora sono diventata una delle modelle preferite da Phil. Per me il catalogo Rubens è stato il primo lavoro. Ero sconvolta. Ho conosciuto Phil il lunedì e martedì ho fatto le foto. E lì ho incontrato Carrie. Sì, è vero. Bene, vorrei dare un'occhiata ai vostri album adesso. Oh, ecco, questo è un altro problema. Abbiamo fatto portare le nostre cose da New York. Il camion doveva essere già qui, però purtroppo... Ci avevano promesso... Non dovete preoccuparvi, abbiamo tempo per vedere quel materiale. Comunque in questi giorni avremo modo di fare tutti i servizi che vogliamo con i nostri fotografi. Significa che andiamo bene, che abbiamo il lavoro. Benvenute fra noi. Grazie. Grazie. Ma di che cosa, grazie a voi. Pensate solo a riposarvi, cominceremo molto presto. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Mi raccomando, riguardatevi, Hanno anche lasciato lo spazio vuoto per poggiare le cose. Mettete pure tutto lì. Questo è il mio numero di telefono. Se non sono tornata per quando avete finito, chiudetevi pure la porta alle spalle. La chiave non serve. Vai a scaricare il resto. Sì. Ho bisogno di fare esercizio. Devi toglierti le scarpe. Andiamo. Ho una fame. Hai qualche buona scommessa? Lo sai che non scommetto più, Steven. Dopo l'ultima perdita, vero? Esatto. Allora, volete un cocktail? Io voglio un Kirby Lime. Bene. Steven? Sai che è per me? Ok. Volete provare un piatto? Sì, portami un misto di tutto. Bene. Non mi ricordo di che cosa parlavamo. GBA. Ah, è vero. Sai, hanno in programma 22 film per la prossima stagione. Non è possibile. Non ti prendo in giro. Te lo sei meritato. Sei l'unico che ha avuto fiducia in loro. Quando sento che ne vale la pena, mi piace arrivare fino in fondo. Liz, perché non la smettiamo di girarci intorno e fissiamo una data? Steven... Non posso continuare a far finta di niente. Sta diventando imbarazzante per me. Mi tremano le ginocchia. Non funzionerebbe, già lo so. E lo sai anche tu. Perché vuoi rovinare il nostro rapporto? È perfetto, così com'è. D'accordo, come vuoi. Non rovineremo il nostro rapporto, ok? Un peccato rovinare un pezzo di pesce perfettamente crudo. È un vecchio detto sushi, lo sapevi?
Steven, non credo di riuscire a mangiarlo, è impressionante, si sta ancora muovendo. Sì, è impossibile. Preferisci ordinare un'altra cosa? No. È stata gentile la signora Feldman a occuparsi di Sara oggi. Sì, non potevamo trovare una padrona di casa migliore. Ciao, piccolina. Sei proprio un tesoro, Sara. È un vero angelo questa bambina. Guardala, è appena arrivata in una casa nuova e non ha fatto storie di nessun genere. Sorride sempre. Non ha mai fatto capricci. È sempre stata così e ne ha girati di posti. Stai parlando di quando stavi con l'amato padre? Non capisco come hai fatto a vivere con quell'uomo tanto tempo. È proprio un verme. Lo sai, avevo un impegno con lui. Ma di che impegno parli? Che genere di impegno si può prendere con un uomo come quello? Conosco il tipo, sono ormai un'esperta della condizione umana. Ah, sì, certo. Comunque non è stato del tutto negativo, Melissa. Guarda che cosa mi ha dato. Avanti, Carrie, piantala. Quello ti inchioda con un figlio, ti lascia in mezzo a una strada. Nemmeno ti sposa e tu gli sei ancora riconoscente. È pazzesco. Lei è un bellissimo regalo. Certo che lo è. Lei ancora non lo sa, ma da domani quella principessina dormirà in una vera culla. Avevo già pensato di comprarla e lo farò. Cosa vuoi dire? Beh, ho sempre il mio lavoro di cameriera. È qualcosa, no? Vuoi ancora un po' di latte? Sì, non c'è altro. Quella sì che ha trovato il sistema di fare i soldi. Ci vorrebbe una pubblicità così per noi. Staremmo tranquille tutto l'anno. Signore e signori, benvenuti alla prima sfilata per l'edizione di... Io non capisco perché non hai detto a Liz Winter di Sara. Sono sicura che ti avrebbe aiutato. Forse ho sbagliato, ma non volevo rischiare di farle una brutta impressione. Non lo so. Linea di costumi da bagno. Ecco il primo gruppo. Al centro Nancy Grant, eletta Miss l'anno scorso. In alto Jeanette, 22 anni. Sai una cosa? Viene da Toronto. Sulla destra dei nostri... Non dovremmo mai fumare quando il frigorifero è vuoto. 19 anni. Una fame. A chi lo dici? Sono due giorni che bevo latte. Non si può continuare così. Speriamo che le cose cambino presto. Ne ho passati di momenti difficili nella vita. Adesso però sono veramente stanca. Non lo dire a me. Beh, comunque in questo modo riusciamo a mantenere la linea. Che fatica però. Sì.
Cosa c'è, Lampi? Non hai mai visto un uomo seduto in macchina? Alta 1,72 m, occhi verdi, capelli castani, ecco a voi Miss Cleveland. Carrie, ti sei fumata tutta la canna da sola, non ho fatto neanche un tiro. No, non lo so. Ecco voi, Jeanette, a 19 anni. Non me lo ricordo. È alta 1,68 m. Ti va di bere un altro bicchiere di latte? Ma se ci penso mi viene la nausea. Ho l'impressione che mi stia scoppiando il cervello. Come se la testa non smettesse di girare. Come se... Vuoi che vada a preparare un tè o un'altra cosa? Oh, no, voglio solamente un pezzo di ghiaccio da mettere sulla testa. Mi fa male, mi fa male. Aspetta un attimo, te lo porto subito, ok? Oh, Melissa, ho tanta paura. Non sono mai stata così male. Carrie! Carrie! Ci deve essere una perdita di gas. Ho bisogno d'aria. D'aria fresca. Un bel sorriso. Thank you.
Ti piace scopare, vero Troia? Adesso ti farò divertire, vedrai. Non ti preoccupare, adesso ritorno. No! La mia bambina, no! Ho una buona notizia per te, Troia. Tua figlia sta per diventare orfana. No! Riposa in pace. No! No! La mia bambina... Sono carine queste foto. Posso prenderne una? Questa? Allora grazie. Tranquilla, sto andando via. Fermo, Poole. Molly, torna qui. Il tuo comitato di benvenuto è sempre più insopportabile. Ora basta, Poole. Molly, vai nel garage. Bravi, così. Stai migliorando, tesoro. Il tuo urlo stavolta è durato 30 secondi. Molto divertente, Steven. E lo sai, io non ho niente contro di loro. Vorrei solo che li tenessi chiusi. Lo farò, ma ti assicuro che sono animali sensibili. Anche la mia giugulare lo è. Allora... come sono andate le foto? Non ci crederai, ma siamo rimasti come dei cretini ad aspettare Melissa e Carrie per più di mezz'ora, ma loro non si sono viste. Oh, ma è assurdo. No, sto parlando seriamente.
Oddio. Carrie, Melissa, ci siete? La bambina sta... Il dottor Epstein vi aspetta in rianimazione. La polizia la interrogherà. Sarà un miracolo se riusciranno a parlare. Mi chiamo White. Sono della polizia, tenente White Lap. Questo è il mio tesserino. Sono qui per le indagini. Sì, sono stata io a chiamarla. Hanno portato le ragazze in rianimazione. La stanza numero uno, l'ultima porta a destra in fondo al corridoio. Chi è il medico di turno? Il dottor Epstein. Bene. Grazie. Pronto? Sì? Lei chi è, scusi? Sì, certo. Vuole lasciarle un messaggio o preferisce parlarle direttamente? D'accordo, attenda. Vado a chiamarla. Una telefonata per te. Chiamano dal tuo ufficio, una certa signora Feldman. Signora Feldman? Non credo di aver mai sentito questo nome. No, sto ancora aspettando che esca il dottore. Lì come va, Reynolds? Beh, l'uomo è sicuramente entrato dalla cucina, signore. Deve essersi tagliato rompendo il vetro perché abbiamo trovato diverse tracce di sangue sulla porta. Ho già mandato i campioni in laboratorio per analizzarlo. È riuscita a parlare con le ragazze? No, non ci sono riuscito. E smettila di chiamarmi signore. Sono troppo cotte. Per dire qualcosa di sensato, hanno tanta di quella merda nel naso che è un miracolo se respirano ancora. Sì, è chiaro. Deve averle drogate subito perché non ci sono segni di colluttazione in giro. Una di loro continua a balbettare qualcosa circa una bambina. Ah, sì, se ne sta occupando la signora Feldman. Vuole che la porti da lei? Era quello che mi mancava, fare la babysitter. Ma... Vado a vedere se è pronta la diagnosi. Ci vediamo più tardi al comando. Ciao. Come stanno, dottore? Qualche ferita superficiale, delle abrasioni, ma niente di rotto. Oh, la ragazza bionda è stata anche violentata. Ora sono entrambe in uno stato di amnesia, ma è abbastanza normale in questi casi. Amnesia? Hanno un quintale di cocaina in corpo? No, tenente. Non si tratta di cocaina. Perlomeno è quello che risulta dai test preliminari. Sapremo come stanno le cose quando avremo il responso delle altre analisi. Non posso dirle di più. Abbiamo preso dei campioni di sangue che sembrano appartenere a quell'uomo. Non si può far altro finché non avrò parlato con le ragazze. Già, lo capisco. Può darsi che stasera o anche domani mattina le loro condizioni saranno migliorate. È difficile dirlo in casi come questi. Le farò avere una copia di questa dichiarazione. Buongiorno, stiamo cercando Melissa, Cody e Carrie Marx. Voi chi siete? Perché me lo chiede? Sono il tenente White Lap. Lei chi è? Sono Liz Winter, le ragazze sono nella mia agenzia. Come stanno, per favore? Stanno riposando adesso. Io vorrei sapere cos'è successo. Ecco. Il dottor Epstein le spiegherà. Io devo tornare in ufficio. Sì. Credo sia meglio che veniate nel mio studio. Da questa parte, prego, Miss Winters. Rosa, ci faccia portare un caffè, per favore. Sì, dottore. Per cortesia vorrei. Reynolds? Non stai andando via, vero? Beh, signore, pensavo di aver finito. Ho consegnato i campioni di sangue al dottor Jason e ho messo il rapporto sul suo tavolo. Sì, d'accordo, ma non sono neppure le sei. Un'altra cosa, Reynolds. Sì, lo so, devo smetterla di chiamarla signora. Sbagliato, prendi l'incartamento Inglewood del caffè forte e portami tutto in ufficio. Ah, oh, ok, ma non le faccio compagnia per il caffè. Io sto cercando di eliminarla, quella roba. Mi tiene sveglio. Che stronzate. Porta due caffè. Dammi retta, Raymond. Dai, avanti, cambi. Lasciami. Lyrius, I wanna name
Abbiamo appreso oggi che le ragazze erano appena arrivate a Los Angeles per firmare un contratto con una delle più importanti agenzie pubblicitarie della città. È in studio con noi Liz Winter, la direttrice dell'agenzia. Miss Winter, sappiamo che l'aggressore ha fatto ingerire alle ragazze una forte dose di stupefacenti. Sono state fortunate, potevano anche morire. Beh, non so se possiamo definirle fortunate, comunque l'importante è che si siano riprese. Dal rapporto della polizia risulta che la droga ha causato nelle vittime un'amnesia molto grave. Crede che Melissa e Carrie saranno in grado di fornire dettagli utili alla polizia? Le ragazze purtroppo si trovano ancora sotto l'influsso di quegli stupefacenti. E quando sono andata a trovarle non ho ritenuto opportuno parlare di quell'orribile esperienza. Quindi non lo so. L'unica cosa da fare è attendere che si riprenda. Signorina Winter, essendo stata lei stessa una modella di successo, qual è la sua reazione di fronte a un fatto come questo? Una cosa del genere può ripercuotersi sulla carriera? Io penso che un dramma di questo tipo influenzi tutta la vita di una persona. Non sono cose che si dimenticano queste. Quello che trovo... è addirittura incredibile che degli squilibrati, delle bestie malate si muovano libere mettendo a repentaglio la vita di tutti, mentre invece dovrebbero essere rinchiusi. No! Hai detto tutte cazzate. Sei una stupida, non capisci, non hai capito un accidente. Qualcuno tra poco morirà. Morirà. Ci sono troppe similitudini per ignorarle. È lo stesso movente del caso Inglewood. Beh, sarà lo stesso uomo, White. Già, ma come facciamo a dimostrarlo? L'unica impronta digitale che abbiamo del caso Inglewood è così rovinata che non serve praticamente a niente. Ecco il rapporto del laboratorio. Ma come scrivono? È un nome latino. Aspetta, idrogli... idrogla... qualcosa come... aspetta un attimo, aspetta, eccolo qui. C'è scritto che è una specie di forte tranquillante, usato per animali. Fai vedere. Già. Ok. Cominceremo da qui. D'accordo. Vai ai computer e fammi fare un elenco di tutti i veterinari della zona. Cerca anche i laboratori farmaceutici che maneggiano questa roba. Sì. Incarica Barkey anche di farlo. Voglio avere anche tutti i rapporti che trovi circa eventuali furti di questo tranquillante. Sì. Fai controllare con il computer ogni persona che abbia a che fare con questo genere di roba. Per la miseria, White, anche con il computer ci vorranno dei giorni. Hai altre cose da fare? Eh già, sono dei mesi che non prendo un giorno di riposo. Questi sono soltanto cazzi tuoi. Sbrigati e portami tutto. Domattina voglio controllare le cliniche veterinarie della zona. Magari sapranno dirmi qualcosa in più di quella roba. Aspetta un attimo. Sì, sono White. Passamelo. È il laboratorio. Salve, dottor Frankenstein. Qui parla Igor. Vi hanno messo sotto con gli straordinari, eh? Sì, certo, ho tutto il materiale proprio qui, davanti a me. Cosa? Santo Iddio, Carl, so benissimo che è scritto in latino. Voglio sapere che cazzo significa in inglese. Come? Oh, per la miseria schifosa. Sì. Ok, Carl, grazie infinite. Sì. Saluta tutti a casa. Quel brutto figlio di puttana. Che c'è adesso? Quel bastardo all'AIDS. Porca schifosa. Muoviamoci. D'acqua, ok? Ok. Che ne diresti se prendessimo una bottiglia, eh? Ah, sì, possiamo andare a berla in macchina. Fa molto caldo e poi qua dentro c'è troppa confusione. Perché non ce ne andiamo a fare due passi? Mi scusi, cosa sta bevendo quella ragazza bionda? Se volete possiamo anche andare... a casa mia, no?
Oh, quello è un Mai Tai, il cocktail della cava. Ah, Mai Tai. Grazie. Ehi, ehi. Voglio che prepari un Mai Tai. No. Questo l'ha offerto il signore seduto al bar. No, aspetti, aspetti un attimo, io non lo voglio. Sembra che qualcuno ci stia corteggiando, Chris. Sì, è molto strano. Voglio sapere chi è. No, Linda, ti prego, non voglio, smetti. Oh, dai. Che ci faccio ora con questo? Certo, perché non ci mettiamo, dai? Beh, di solito la gente ai cocktail se li rovescia addosso e vince il campionato della maglietta bagnata. Io comunque fossi in te lo berrei. Io mi sono proprio rotto le palle. Perché non ce ne andiamo al mare a fare un bel tuffo? Sì! Mi dispiace, ma io non ne ho molta voglia. Non mi va davvero. Oh, perché? Avanti, forza! Adesso mi sono proprio rotto le palle. Andiamo, su! Non vuoi venire? No, andate voi, io resto. Christine è stato molto eccitante. Piacere d'averti conosciuta. Divertitevi. Ci divertiremo, stati tranquilla. Buonanotte. Va tutto bene? Non lo so, mi gira un po' la testa. Io credo che tu abbia bisogno d'aiuto. Andiamo a prendere un po' d'aria fresca, ci farà bene, vedrai. Vieni, appoggiati a me, ecco. Siediti. Che avanti. Cosa vuoi? Io voglio tornare dentro. Oh, no, per favore, no. No. Ti vuoi prego. Stare ferma. Dai, piantala. Perché non la smetti con questa storia? Hai iniziato tu. Rimettilo in gabbia, Michael. Questa è la droga di cui mi parlavi. Ma è possibile che esista anche in polvere, vero? E arriva così, infatti, e noi la sciogliamo in una soluzione salina per iniettarla. Capisco. Questo scimpanzé ha un'occlusione del tubo digerente. Dobbiamo operarlo e mettergli una sonda.
È per questo che gli diamo un sedativo. Mi ricordo un capitano che avevo una volta. È un animale piccolo. Per questo usiamo un dosaggio basso. Come vedrai, non ci mette molto a fare effetto. Ok, Michael. Vorrei che parlasse. Cosa? Che vuoi sapere? Ho bisogno di capire quale effetto ha su un essere umano, se ad esempio causa una perdita di memoria, un'amnesia. Sfortunatamente, io te lo posso dire come esperienza diretta. È stata una cosa del tutto accidentale, una volta che tentavo di iniettarlo ad un piccolo rango. Anch'io sono sopravvissuta a questa esperienza come il nostro piccolo scimpanzé. Comunque mi hanno detto che su di me ha avuto l'effetto di un'anestesia generale. Io comunque non mi ricordo niente. Così non saresti in grado di riconoscere nessuno di quelli che erano con te quella volta? No, nessuno. Ne ero sicuro. Il dottor Epstein è pregato di recarsi al reparto 5. Senta, questo non significa necessariamente che Carrie abbia contratto l'AIDS. Non possiamo ancora saperlo, anche se il pericolo sussiste. Avete parlato con lei? No, anche se prima o poi dovremo dirglielo, certo. Questo non è il momento adatto, lo so. Comunque, ci vorrà diverso tempo prima che l'anticorpo si riveli nel sangue, se si rivelerà. Perché, vede, non è affatto detto che con un solo rapporto abbia contratto la malattia. Io non riesco a crederci, assurdo. Sembra un incubo. Sì, lo so. Capisco che è difficile accettarlo. E non è ancora finita. Quell'uomo è libero. Senta, Miss Winters, solo qualche minuto, d'accordo? Brandon, hai visto cosa dice il giornale di quello stupratore? Che figlio di puttana, deve essere il solito sacco di merda malata. È assurdo. Ehi, guarda l'indirizzo. Questo è lo stesso posto di quel trasloco, no? La casa delle modelle, te lo giuro, guarda. Perché non la pianti? Non hai nient'altro con cui passare il tempo? Certo che ce l'ho. Così la smetti, no, aspetta un attimo, non l'ho neanche finito di leggere. Voglio sapere quando la pianterai di tante stronzate. Che grandissimo stronzo. Te ne accorgerai. Vedrai se non avevo ragione io. Certo. Carrie, mi dispiace tanto. Sai, Liz, mi hanno detto che... Non ti devi agitare. Dio mio, è stato orribile, Liz. Mi sembra di impazzire se penso a quel verme. Lo so. Adesso dovete pensare solo alla vostra guarigione e dovete rimettervi presto. Avete tutta la vita davanti. Oh sì, il nostro è un avvenire davvero fantastico. Comunque voglio che sappiate tutte e due che vi sono vicine. Per qualunque cosa sono qui. Mi dispiace, Liz. Apprezziamo molto quello che stai facendo per noi. Sappiamo quanto sei occupata e lo sforzo che fai per venire. Sentite, quando uscirete dall'ospedale verrete a vivere da me, d'accordo? Tutte e due. È che io... Carrie, non preoccuparti per la bambina. Se ne sta occupando la signora Feldman e ha detto che sta molto bene. La passeremo a prendere quando uscirete da qui, va bene? Allora va bene. Grazie. Grazie. Ah, Steven, è tremendo. Mi sembra una cosa completamente assurda.
No, non ho voglia di uscire stasera. Vieni tu da me, non mi va di restare sola. Ah. Beh, va bene. Quanto pensi che ti ci vorrà? Beh, io devo passare prima in ufficio, poi andrò a casa. Ho bisogno di fare un bagno caldo. Ok. Va bene, ti aspetto. Anch'io ti amo. Un bacio. Sì, signore. È passato un altro giorno e mi aspetto un'altra notte di baldoria. Ehi, Brandon, c'è un bel gruppo che suona al ciuciù. Perché non vieni anche tu, eh? Sì, c'è. Ah, non ti sto raccontando balle. Ci saranno le più belle fighe di tutta Los Angeles. Le puoi cucinare allo spiedo, il pezzo che vuoi. Ce n'è per tutti i gusti. Brandon Poole, quando ti decidi a segnare il chilometraggio, dai, muovi il culo, io voglio andare a casa. Fanculo. Volevi accendere? Ehi, hey Brandon, sei sicuro che non puoi venire? No, un appuntamento. Allora, ciao.
Steven? Steven, sei tu? Adesso mi divertirò con te, come ho già fatto con le altre ragazze. Maledetto bastardo! Calmati, Liz. Che sta succedendo? È di sopra. È venuto per uccidermi. Aspettami qui. Cerchi di ricordare con calma, non c'è fretta. Le ha detto qualcosa? Tutto può essere utile. Tieni, cara. Sì, lui ha detto che... Ha detto che voleva uccidermi. No, tesoro. Adesso calmati. Non credo sia il caso di farla parlare. D'accordo, per stasera lasciamo stare. Comunque dobbiamo perquisire la casa, poi andremo via. Sarebbe meglio se venissi a abitare da me, però. Sì. Mi sembra un'ottima soluzione. Almeno per ora, credo che quel bastardo voglia solo metterle paura. Vada via, è meglio. Potrebbe essere abbastanza pazzo da tornare. È entrato dalla porta di cucina. Ha forzato la serratura. Perquisite tutto, ogni angolo, intesi? Già, cominciamo dalla stanza da letto. Miss Winter, non si preoccupi, lo prenderemo. Quel verme non circolerà ancora a lungo. Glielo garantisco. Paghi la corsa prima di cominciare a spassartela, amico. Sono $6.40. Quant'è? Tenga. Accidenti, che generosità. Ecco. Dai, Raul. Non vedo l'ora. Ehi, aspetta un attimo. Avanti, vieni qua, dolcezza. Vieni da papà. La mamma ha una bellissima sorpresa per te. Sì, lo so, piccola. Aspettami qui. Ehi, hai portato anche da bere? È una sorpresa. Te l'ho detto, conosco tutti i trucchi. Vieni qua, muchacha. Cammina, piccola. Arajo! Wow! Accidenti, ti manda a fuoco questa roba. Ehi, no! È forte.
Certo che è forte. A me piace forte. Linda, come ti fai pagare, a ore o a notte? Non lo so. Fammi vedere la merce. Chiaro come Artus Malones. Devi solo aspettare un attimo. Non vedo l'ora. Tu intanto spogliati, vado nel bagno, ok? Ok. Ok? Ok? Ok. Okay. Ah! Non mi far aspettare. Sta andando in ebollizione. Credo che tra pochi secondi nelle mie mutande ci sarà una vera esplosione atomica. È tutto tuo, tesoro. Dammi la roba adesso. Aspettami qui, che poi ti curo io. Un attimo, bello. Hai detto che... Ho detto, aspetta qui. Hai capito? Allora, un attimo. Brando. Ecco qua, amico. Volevi scaldarti, vero? No! Cosa gli hai fatto? È tutta colpa tua, puttana. Sei stata tu a provocare questa sporca faccenda. Cerchiamo di spegnerlo prima che scappi la macchina. Non lo so, tenente, non vorrei farle perdere tempo. Non si preoccupi, anche un indizio banale può essere utile alla cattura di quell'assassino. Beh, ecco, passeggiavo con il cane e era molto buio. Non mi è sembrato di vedere niente di strano. Quando ho sentito gridare Continui. Le ragazze, allora mi sono ricordato di quel tipo seduto in macchina, perché il cane abbaiava, ma era troppo buio là fuori. Non può dirmi niente di lui? No, gliel'ho detto, davvero troppo buio. Però le posso dire che aveva una specie di furgone, di quelli che si usavano una volta con la targa gialla e nera della California. Non credo nemmeno che li fabbrichino più, vero? No, infatti no. Ok, si ricorda di che colore era o almeno qualche numero della targa? No, no, i numeri non li ho neanche visti. Il furgone però era turchese con il tetto bianco, questo me lo ricordo bene. Perfetto. Infatti corrisponde. Grazie infinite, signore. Ci è stato di grande aiuto. Lasci il suo numero di telefono al sergente, può esserci ancora. Ah, sì, gliel'ho già dato. Molto bene. E ancora tante grazie. Di niente. Ci è stato molto utile. Grazie. Se servirà, la disturberò ancora. Ha bisogno di un passaggio in macchina? Grazie ancora. Ehi, Reynolds. Reynolds, vieni un attimo qua. Abbiamo trovato il primo indizio. Già. Il furgone turchese. Ho paura che questo incontro andrà un po' per le lunghe, purtroppo. Devo anche dare un'occhiata a quelle carte. Sei sicura di sentirti bene? Smettila di preoccuparti, sto benissimo. E piuttosto hai legato le belve, non vorrei trovarmele davanti all'improvviso. Sì, sta tranquilla, sono in gabbia. Steven, sei sicuro che non ti dispiace se invito le ragazze qui per qualche giorno? Ma no, invitale pure. La casa è molto grande, di spazio ce n'è. Sì, ma non vorrei dare disturbo, c'è anche la bambina e tutto il resto. Che altra soluzione c'è? Nel loro appartamento non ci possono stare. Casa tua è fuori discussione. Spero che vi troviate bene. Specialmente tu. Mi prometti che resterai qui e ti riposerai tutta la giornata? Mi piace quando reciti la parte della mamma. Non hai ancora provato il mio brodo di pollo. Ciao.
Olson, molli, buoni. Salve, a momenti si chiudeva. Scusi se le ho messo paura. Pronto? Ciao, puttana. Ti ricordi di me? Come hai avuto questo numero? Ho passato molto tempo a studiarti. Conosco tutte le tue abitudini nei minimi particolari. Dovresti indossare quelle mutande di seta rosa una volta. Insomma, chi è lei? Che cosa vuole da me? Oh, che ti importa? Sono soltanto un animale da rinchiudere. Ti chiamo per farti sapere che è praticamente impossibile riuscire a sfuggirmi. Non possono farlo neppure le tue dolcezze, che ora si trovano in ospedale. La piccola Carrie, la piccola Melissa. Non c'è posto sulla terra dove possiate fuggire. Vi raggiungerò ovunque. Nessuno potrà fermarmi. Voi siete carne per i cani. Solo carne per i cani. Mi chiami subito Steven Hack, per favore. No, aspetti. Non fa niente. Sara, amore mio, non vedo l'ora di abbracciarla. Come sta? Sta bene? Sta benone. Ciao, Kelly. Sara, la tua mamma è qui. Dio mio, come sta, Miss Winter? Ecco, guarda tu stessa. Oh, tesoro mio, quanto mi sei mancata. Grazie, signora Feldman. Non so che cosa avrei fatto senza di lei. Ora penso solo a riprenderti. Grazie ancora di tutto. Arrivederci. Arrivederci. Thank you.
non potrei giurarlo. L'ho visto solamente quando mi ha chiesto di portare da bere a quella ragazza. Grazie infinite, Miss Evans. Ci è stata di grande aiuto. Beh, lo spero. Mi sembra lui, ma non ne sono completamente sicura. Grazie. Miss Barker, accompagni Miss Evans alla macchina. Buonasera. Arrivederla. Molte grazie. Di niente. Grazie anche a lei. Portami una copia dell'identikit. La mostrerò alle ragazze. Forse le aiuterà a ricordare. Bene. Ciao. Ne vuoi un po'? No. Passerò. È così serena. Credo che adesso dovrebbe andare a dormire. Dove è andata Carrie? Di sopra, sta facendo una doccia. Quella medicina che le ha prescritto il dottore la butta molto giù. Le dovresti prendere anche tu, Melissa. Mi sto proprio affezionando a Sarah. Grazie a Dio è così piccola che non si rende conto di quello che succede. Sì, per fortuna. Vado a prendere qualcosa da mangiare. Ma vuoi uscire? Melissa, il supermercato è a 5 minuti da qui, torno subito. Mi dispiace, sono proprio una stupida. Non ti preoccupare. Sì, lo so, va bene. Bene, allora posso andare via. Pensi tu alla bambina? Sì, certo. Ok. A dopo, eh? Perché stanno abbaiando i cani? Accidenti, Carrie, mi hai fatto prendere uno spavento. Melissa, sono così stanca di quelle medicine che mi hanno dato. Mi fanno perdere tutte le forze. Senti, Carrie, vuoi che ti prepari qualcosa di caldo? Un tè o un brodo? No, voglio solo dormire. Preparo il tè. No, no, grazie. Va bene, comunque lascio la teiera a bollire sul fuoco. Se dovessi cambiare idea me lo dici, d'accordo? D'accordo. Adesso vado giù, chiamami se hai bisogno di me. Sì, grazie. Forza. Steven? Steven, sono Glenn. Steven non è qui. Neanche Liz? No, non c'è nemmeno lei. Tornerà presto, però. Ah, va bene. Io sono Glenn. Abito in fondo alla strada. Sai, ho visto le luci accese. Steven non viene quasi mai sabato e la domenica. Mi dispiace averla spaventata. No, non si preoccupi. Le dirò che è venuto qui. Ok. Buonanotte. Buonanotte.
Hanno fatto quanto era possibile, però la dose di quella roba era troppo forte perché potesse sopportarla. Oh, oddio mio. Oh, è soltanto colpa mia. Lei non voleva uscire. L'ho convinta io a farlo. Ora cerchi di calmarsi. Venga con me, signorina. Non deve battersi in questo modo. Coraggio. Su, coraggio. Come va, Melissa? Fai un solo gesto e le taglio la gola. Ora abbiamo tutti i requisiti legali che ci servivano e il supporto finanziario è solido. Il mio suggerimento è di chiudere la Ken Corporation e di costituire una società completamente diversa con cui mettere in atto i progetti che abbiamo in cantiere. I vantaggi che avremo saranno notevoli. Primo, risparmieremo sulle tasse. Secondo, la nostra struttura guadagnerà in efficienza. Bene, a pagina 15 del progetto troverete spiegazioni più dettagliate. Fai vedere. Ecco. Scusatemi un attimo. Credo che questo semplificherà le cose. Cosa ne pensi? Forse dovremmo rispondere. Nah, sicuramente è qualcuno che ha sbagliato numero. Su, avanti. Però, è da stupidi chiudere quelle povere bestie nel garage, non ti pare? Si può sapere che cosa vuoi, perché non ci lasci in pace? Dov'è la vostra amica? Quella bionda. Se n'è andata. Ah, sì, certo. Cammina, chiamala, porca puttana di merda. Pensi che io sia uno stupido, vero? È sotto l'effetto delle medicine, non farle del male. Ah, sì, davvero. Non le serviranno a niente, vai di là, cammina. Io fossi in te non ci proverei bellezza. Non ti preoccupare, Melissa. Ce la faremo, vedrai. Scusate, riprovo a telefonare. Fai pure. Io credo che Steven abbia ragione. Il lavoro può subire un momentaneo arresto. Certo, questo lo abbiamo programmato. Sì, ma in seguito avremo 100 ore di programmazione, non è poco. È che non siamo sicuri di riuscire a capire. E in più chiediamo una liquidazione. Muoviti, stupida. Adesso riempilo. Bene, portalo qui ora. Sei proprio cretina. Quanto ti ci vuole a riempire un bicchiere, eh? Vieni qui, eh. Avanti, tienilo così, eh. Faglielo bere. No, per favore. Stai per diventare un morto vivente, lo sai, brutta puttana? Faglielo bere. D'accordo. Bevi, ti prego, Liz. Mandaglielo giù. Ehi. Ora tocca a te. No.
Zebra 9, Zebra 9, qui è la centrale, rispondete. Qui Zebra 9, che c'è? La polizia di Malibu ha segnalato una fuoristrada abbandonata nel parcheggio d'entrata del Market. E allora? Combacia con la descrizione del veicolo che cerchiamo. È turchese, ha il tetto bianco e una vecchia targa californiana. Dove sono le due ragazze, Cody e Marc? Le stiamo cercando, signore. Abbiamo mandato sul luogo due pattuglie, ma non riescono a trovarle da nessuna parte. Continuate a cercare e tenetemi informato. Io vado a Malibu. Hai indovinato una cosa, Miss Winter. Io sono malato, ma non come pensi tu. Ma noi che colpa abbiamo? Che c'entriamo con la tua malattia? Non fare scherzi. Non ricordi quello che hai detto? Io sono uno di quegli animali selvatici che non hanno diritto di vivere in mezzo agli altri. E tu farai la mia stessa fine. Sarà questa la mia vendetta. Bruttissima bastarda! Sì, lo so, ma non ci sono. Sono andato lì, infatti. Sicuro? Avete rintracciato il tenente Lapp? Sì. Potete mandare qualcuno intanto? Quando lo sente, gli dica che è importante. Mandalo subito in laboratorio. Zebra 9, Zebra 9, rispondete. Qui Zebra 9. Ha chiamato Stephen Lett, tenente, che dice che deve parlarle subito, è molto importante. Dove si trova adesso? In macchina, il telefono è 555-4151. Ripetilo. 555-4151. 555-4151, d'accordo.
Non ti illudere, puttana. Nessuno può aiutarti. Poi mi occuperò anche di quell'impiastro di bambina. Di lasciare. Pulso, Molly, basta. Liz, Liz. Cara, va tutto bene? Dio mio, Steven. È stato terribile. Una cosa atroce. California 9. California 9 in ascolto. Qui agente Smith. Mi trovo in casa di Steven Ladd. Mandate subito un'ambulanza, è urgente. L'uomo che cercavamo è qui, è ferito. E la signora Winter sembra essere in stato di shock. D'accordo, l'ambulanza arriverà tra qualche minuto. Attento! Doppio fallo, figlio di puttana. Devo dare una buona notizia, Carrie. E questo è il terzo test che abbiamo fatto nelle ultime 6 settimane. Ed è definitivamente negativo. Gli esami che abbiamo effettuato servivano a cercare quegli anticorpi che normalmente si sviluppano quando il sistema immunitario viene a contatto con l'agente infestante, il virus. Nel tuo caso, Carrie, l'esame è negativo. Perché evidentemente un solo contatto con quell'uomo non è stato sufficiente a trasmettere il contagio della sua malattia. Devo comunque avvertirti che dovrai fare dei periodici controlli. Purtroppo è difficile stabilire quante delle persone che sono venute a contatto con il virus riusciranno a sopravvivere. È questa la domanda che si pone la scienza
riguardo una delle malattie più gravi del secolo. Gli studi in corso sono ancora molto lontani dal risolvere questo difficile quesito.